Torna il gioco preferito dagli italiani, grandi e piccini. Bravi tutti che avete riconosciuto in massa Black and White, ma Giants Killer è stato il più rapido di tutti. La risposta più creativa è invece quella di Henry, che mi fa ridere particolarmente perché è invecchiata malissimo in poco tempo. Viva la Nintendo Difference! Ma ora un nuovo round di solo risposte sbagliate. Qual è il titolo di questo gioco? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi tutti i giorni senza mai una pausa tra una puntata e l'altra. Rientro ricchissimo per il telegiornale più seguito di tutta Italia e ce ne sono di notizie di cui discutere. Le accuse rivolte verso Mercury Steam e lo sviluppo di Metroid Dread, novità riguardanti Elden Ring, lo scontro tra EA e FIFA, ma non solo. Diamoci quindi una mossa, sennò questa puntata va a finire che dura più di 20 minuti. Quindi non pensateci su due volte e aiutatemi nella conquista di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle Porotifiche se siete nuovi e seguitemi un po' ovunque, anche sul Patreon, il Patreon dei Poracci che finanziano direttamente la realizzazione di questi video. Se vi interessa trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo da qualche notizia al volo e direi di iniziare da Nintendo, che dopo un lungo periodo di strapotere incontrastato sta vedendo una leggera inflessione nelle vendite. Come segnalato da Matt Piscatella su Twitter, dopo 33 mesi di dominio incontrastato della classifica nordamericana, Nintendo cede lo scettro dell'hardware più venduto a Sony. Era da novembre 2018 infatti che Switch si trovava sempre in cima alla lista delle console più vendute, ma lo scorso settembre PlayStation 5 è salita in vetta, sia in termini di unità vendute che di vendite in dollari. Per quanto riguarda le statistiche complessive del 2021, Switch rimane saldamente al primo posto, anche se a causa della differenza di prezzo tra le due macchine, seppur con meno unità vendute, PlayStation 5 è prima se si prende come punto di riferimento le vendite in dollari. Che sia questo l'inizio di un calo fisiologico per Nintendo Switch? Un altro fattore da non sottovalutare è la ricezione estremamente negativa da parte dell'utenza Nintendo di fronte all'annuncio del prezzo del pacchetto aggiuntivo dell'NSO. La community dei Poracci si è espressa nel sondaggione in modo abbastanza netto, ma se andiamo a vedere la percentuale di like e dislike che ha ottenuto il reveal sul canale di Nintendo America, beh, il discorso lo possiamo estendere tranquillamente a tutti i giocatori Switch. Certo, c'è poi bisogno di vedere quanti manterranno fede alla loro parola non pagando l'iscrizione supplementare, ma direi che come prima presentazione non è andata di certo nel migliore dei modi. Ci sono invece interessanti novità per la GTA Trilogy, la collection che promette di presentare tre grandi classici della serie nella loro versione definitiva. Un utente di GTA Forums ha riportato delle informazioni presenti su una pagina di supporto Rockstar ora scomparsa. A quanto pare GTA 3, Vice City e San Andreas presenteranno tutti un nuovo sistema di illuminazione e miglioramenti all'ambiente di gioco, texture ad alta risoluzione, distanza di visuale incrementata, controlli in stile GTA 5 e molto altro. Direi che il vociferato passaggio alla Unreal Engine 4 è sempre più probabile e non vedo l'ora di vedere queste nuove versioni in movimento. Voi siete in hype? E passiamo alle notizie del giorno, partendo purtroppo da una storia per niente rassicurante. Si sta alzando un bel polverone intorno allo studio che ha sviluppato Metroid Dread, ovvero Mercury Steam, e le accuse sono partite tutte da ex dipendenti. In cosa consistono? La settimana scorsa alcuni artisti, intervistati da Vandal, avevano lamentato di non essere stati inseriti all'interno dei credits finali di Metroid Dread, nonostante avessero partecipato attivamente allo sviluppo, seppur abbandonando lo studio prima della chiusura dei lavori. A queste iniziali testimonianze se ne stanno aggiungendo tantissime altre, ex dipendenti che, intervistati da un giornale spagnolo, A Night, restituiscono un quadro dell'ambiente lavorativo interno a Mercury Steam tutt'altro che rassicurante. Si parla di periodi di crunch estesi e di pessima organizzazione del lavoro, tanto da costringere più volte Nintendo a intervenire per tagliare degli elementi che potevano rappresentare un vero e proprio collo di bottiglia nel processo produttivo. Alcune testimonianze raccontano di uno sviluppo caotico e confuso, con le indicazioni del game director che spesso entravano in conflitto con quanto richiesto dai capi delle varie divisioni e in generale di un'atmosfera pesante e molto tesa, dove si arrivava addirittura a ricorrere a punizioni come isolare i lavoratori o sciogliere gruppi di lavoro senza alcun preavviso. A questo si aggiungono testimonianze di contrattazioni salariali amorali,
una cattiva integrazione delle misure pandemiche e anche una pessima gestione del malcontento dei lavoratori dal lato del reparto risorse umane. Fa sempre molta impressione leggere notizie del genere e sebbene non ci sia ancora nessuna ufficialità, si tratta pur sempre di accuse che andranno esaminate, se necessario, nelle apposite sedi, è triste notare come racconti del genere non siano poi così rari nell'industria dei videogiochi. Ci sono esempi recenti come quello di Blizzard, le accuse rivolte contro varie divisioni di Ubisoft o il caso Cyberpunk, tutti i tasselli di un puzzle che ci dovrebbe costantemente ricordare che dietro ai nostri videogiochi preferiti c'è il lavoro di centinaia di persone e dobbiamo sperare che siano trattati sempre in modo degno e rispettoso delle loro possibilità lavorative e umane. Vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi di questa faccenda, perché per quanto abbia amato Metroid Dread, è doveroso fare chiarezza su una storia così delicata. Cambiando completamente soggetto, Elden Ring, uno dei titoli più attesi per il 2022, è stato rimandato. Ma calmi, 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 state buoni. Non c'è motivo di entrare nel panico, si tratta tutto sommato di un ritardo ragionevole, accompagnato poi da una notizia che farà di sicuro la gioia dei fan From Software più accaniti. L'annuncio arriva direttamente dall'account Twitter ufficiale del gioco e recita: Elden Ring sarà pubblicato il 25 febbraio 2022, dato che la profondità e la libertà strategica del gioco hanno superato le aspettative iniziali. Grazie per la vostra fiducia e pazienza, non vediamo l'ora di vedervi provare il gioco nel Closed Network Test di novembre. Ah, apriti cielo, non so se vedete la rapidità con cui i retweet e i like aumentano. Elden Ring è senza dubbio uno dei giochi più attesi per il 2022, lo dimostra anche l'hype che si è generato intorno al banalissimo leak di footage in game avvenuto qualche giorno fa. Il ritardo alla fine è di solo un mese, l'iniziale data di uscita era prevista per fine gennaio e più che altro mi sembra innanzitutto un riposizionamento tecnico per uscire dopo Horizon Forbidden West, altro titolo che rischierebbe di tagliare l'entusiasmo intorno al gioco se piazzato poco dopo la sua pubblicazione. Che poi, tra Elden Ring, Horizon Forbidden West, Breath of the Wild 2, Dying Light 2, e chi più ne ha ne metta, il 2022 rischia di essere uno dei migliori anni di sempre per il gaming, ma questo è un discorso per un'altra volta. Buona fortuna se volete provare a registrarvi al Closed Network Test di Elden Ring, al momento sono riuscito nell'operazione, ma non senza qualche difficoltà, immagino che i server di Bandai Namco siano inondati da richieste di partecipazione. Voi siete in hype per la prossima fatica From Software? E chiudiamo la puntata del TG Poro di oggi tornando a parlare di uno dei più grandi contenziosi dell'industria videoludica. No, non mi riferisco a Apple contro Epic Games, ma a EA contro FIFA. Questa volta è l'ente calcistico a tirare un bello schiaffo figurato al publisher di videogiochi. Dove eravamo rimasti? EA vuole sganciarsi da FIFA e dai costi di licenza che arrivano dalla gestione di un nome così importante. Il publisher ha recentemente registrato alcuni marchi come EA Sport FC, che potrebbero rappresentare il nuovo nome della prossima iterazione di quello che sarebbe dovuto essere FIFA 23. Secondo alcuni insider, FIFA avrebbe alzato il costo dell'utilizzo della licenza a $1 miliardo per ogni ciclo di Coppa del Mondo, quindi per un totale di $2.5 miliardi ogni decade. Non è poi così assurdo che anche un colosso come EA cerchi delle soluzioni alternative, non sono proprio cifre poracce, ecco. Questa volta però è il turno di FIFA che in tutta risposta tramite un comunicato ufficiale ha dichiarato che ha intenzione di allargare il suo portfolio relativo al gaming e agli eSport e che il futuro degli eSport e del calcio videoludico deve coinvolgere più di un solo attore nel controllo e sfruttamento dei diritti. Secondo l'organizzazione, numerose compagnie stanno attivamente competendo per essere associati al brand di FIFA, alle sue piattaforme e ai tornei globali, e che inoltre FIFA sta discutendo con vari attori dell'industria, inclusi sviluppatori, investitori e analisti, per costruire una visione a lungo termine del gaming, degli esports e del settore dell'intrattenimento interattivo. In tutto questo neanche un minimo accenno a EA. Che la rottura sia ormai ufficiale? Secondo voi chi potrebbe accaparrarsi i diritti di FIFA? EA riuscirà comunque a confermare il suo strapotere nel settore anche senza un nome così forte alle sue spalle? Io che ne so. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video che potrebbe essere un TG Poro, ma non è detto.
In ogni caso, voi fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Mercury, Michele Ring, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!